Lo scrittore Arthur C. Clarke scrisse il mitico 2001 Odissea nello spazio nel 1968, immaginando che nel 2001 l'umanità avrebbe potuto raggiungere Giove. Non è andata così, anzi, nemmeno abbiamo fondato colonie sulla Luna ancora. Il fatto è che prevedere il futuro è tutto tranne che facile. Ci sono però alcune cose che possiamo prevedere con facilità. Ad esempio, il recente lancio del telescopio spaziale James Webb ci consentirà di scoprire molti, moltissimi nuovi esopianeti finora mai visti. Non solo, questi esopianeti saranno individuati grazie alla luce infrarossa che emettono, non la luce visibile. In questo modo potremo anche identificare i gas contenuti nelle loro atmosfere. Tracce di gas come ozono, metano, ossigeno e anidride carbonica significherebbero possibili forme di vita. Se su quei pianeti esistono civiltà avanzate, potremmo rilevare il calore emesso dalle loro strutture, sempre che ce ne siano. Ci sono poi scoperte e invenzioni su cui stanno lavorando le menti migliori del mondo già adesso e con cui potremo familiarizzare nei prossimi 10 anni. Non si tratta solo di scoperte rivoluzionarie, si tratta anche di profondi cambiamenti sociali e individuali. Proprio come quando computer e telefonini entrarono a far parte della nostra vita nel giro di pochi anni, modificando radicalmente la nostra vita quotidiana. Alcune delle invenzioni che scopriremo nel prossimo futuro faranno sembrare preistoria tutto quello che conosciamo. Un esempio scelto da Il Lato Positivo? Un linguaggio universale che consentirà a chiunque di capire qualsiasi altra lingua grazie a dispositivi di traduzione automatici, se non persino indossabili. I sistemi di comunicazione iniziarono a cambiare radicalmente la società nel XIX secolo, col telegrafo e col telefono. Le comunicazioni a distanza tra persone e culture diverse, però, sono tuttora ostacolate dalla barriera linguistica, una barriera che verrà cestinata tra le reliquie del passato entro una decina d'anni da oggi. I dispositivi di traduzione universale apriranno gli occhi e le orecchie all'umanità intera. L'intelligenza artificiale sarà la tecnologia alla base di questa scoperta. E non solo di questa. Le IA porteranno benefici in moltissimi campi. Grazie alle IA faremo a meno del denaro contante per lo scambio di beni e già entro il limite che ci siamo fissati 10 anni nel futuro. I diversi sistemi monetari creano ancora oggi grandi difficoltà alle società, persino in un mondo ormai avviato verso la globalizzazione e l'avvicinamento di culture diverse. Ma le IA ci permetteranno di connetterci a un sistema economico davvero globale e identico per tutti. Le IA potranno persino aiutare i processi decisionali e favorire la cooperazione internazionale, con obiettivo finale la pace e la risoluzione dei conflitti. La guerra sarà un ricordo del passato, sarà resa obsoleta, un ostacolo allo sviluppo sociale ed economico. Già entro i prossimi 10 anni. Troppo ottimismo, dici? Eppure, pensaci un attimo. Quando gli astronauti misero piede sulla Luna e guardarono da lontano la nostra bella Terra, la storia umana fu trasformata. Tutti gli sforzi verso una maggiore cooperazione internazionale da allora si sono moltiplicati, grazie a quella visione del nostro pianeta nel suo insieme. Parlando di spazio, sono in corso grandi progressi tecnologici che entro i prossimi 10 anni renderanno reali dei concetti davvero fantascientifici. Telescopi liquidi o ionizzati diventeranno possibili. I liquidi a gravità zero formano già per natura una superficie riflettente, senza bisogno di manutenzione e materiali costosi. Un'enorme superficie riflettente installata nella nostra orbita, così grande da poter guardare dentro le case degli abitanti dei più lontani esopianeti, sempre che esistano, e tante altre cose più realistiche, invisibili persino al nuovissimo telescopio Webb. Davvero! La NASA sta già testando dei telescopi liquidi. Anche i gas ionizzati sono riflettenti. Prima di parlare di un cratere sulla Luna, ricordiamo per un attimo che una nuova, ambiziosa missione lunare è già pianificata, la missione Artemide, quasi pronta a partire. Presto potremo rivedere degli astronauti sulla Luna, stavolta equipaggiati di tecnologie all'ultimo grido. Ma cos'è che ti stavo dicendo? Ah sì, c'è un cratere lunare largo più di 1,5 km che può essere riempito di gas ionizzato ed elettrificato con i generatori per creare un gigantesco obiettivo telescopico. Chissà cosa saremo in grado di vedere nello spazio allora. Le targhe dei veicoli volanti in giro sugli esopianeti, sempre se esistono.
Ok, mi sono lasciato trasportare. Parlavamo di previsioni verosimili entro i prossimi 10 anni. Ora sì che capisco Arthur C. Clarke. Qui sulla Terra, animali come l'uro, il dodo e il mastodonte potrebbero tornare tra noi. Abbiamo già recuperato il genoma completo di queste creature estinte e, grazie ai progressi sempre più rapidi nell'ingegneria genetica, queste e altre specie animali estinte potrebbero essere riportate in vita. E forse già entro i prossimi 10 anni, se non prima. Ognuna di queste specie si è estinta anche a causa di noi esseri umani, quindi riportarla in vita sarebbe quantomeno un bel gesto. Lasciamo stare il T-Rex, però. Presto diremo addio al cemento. Si spera anche prima, visto il suo impatto ambientale. Il cemento rilascia anidride carbonica, un gas serra. Il cemento in uso nel nostro mondo produce circa l'8% di tutte le emissioni globali di anidride carbonica. Non solo, il cemento perde la sua integrità strutturale dopo circa 80 anni e comincia a sbriciolarsi. Dovremmo imparare piuttosto dagli antichi romani. Molte loro costruzioni sono ancora solide e robuste. Il professor Joseph Davidovich, pioniere della ricerca sui polimeri, ha dimostrato che il cemento usato dagli antichi romani non perde mai stabilità, non si rimpicciolisce con l'azione del tempo, né rilascia mai anidride carbonica. Purtroppo la ricetta del cemento antico è andata perduta, ma grazie alle ricerche sui polimeri potremmo replicarla. Entro i prossimi 10 anni vedremo forse sempre meno cemento e sempre più geopolimeri intorno a noi. Sarebbe un bel cambiamento! Anche l'abbigliamento cambierà radicalmente. Verranno perfezionati tessuti in nanofibra, finora esistenti soltanto in piccoli campioni di tessuto o prototipi. Ma nei prossimi anni entreranno nel commercio di massa. Vedremo nei negozi abiti privi di cuciture, tutti in nanofibra, molto morbidi e resistenti. Non solo, la nanofibra potrà sposarsi con l'elettronica, in modi davvero rivoluzionari. I nostri abiti saranno in grado di sentire quasi come se fossero una seconda pelle. Entro i prossimi 10 anni vedremo sicuramente i primi capi in nanofibra sfilare sulle passerelle. Tutto cambierà anche nei trasporti. Gli aerei supersonici diventeranno la normalità entro 10 anni. Per oltre 25 anni, dal 1969 al 2003, nei cieli del mondo volò il leggendario Concorde, un aereo francese capace di viaggiare a oltre il doppio della velocità del suono, ovvero Mach 2.02. Il bolide fu dismesso nel 2003 per motivi di sicurezza, ma oggi i tempi sembrano maturi per un ritorno in grande stile dei voli passeggeri supersonici. La United Airlines ne ha già ordinati 13 e conta di ospitare i primi passeggeri entro i prossimi 7 anni. Per non parlare del traffico su strada. Auto elettriche, veicoli a guida automatica, macchine ibride sono già realtà, ma è solo l'inizio. I combustibili fossili verranno rimpiazzati inesorabilmente e vedremo quindi auto alimentate a idrogeno. Esistono già, sebbene siano ancora solo prototipi. L'idrogeno sarà un combustibile sicuro per auto, camion, navi, treni e aerei, eppure non è ancora in commercio. Come mai? Non c'entra il progresso tecnologico, perché la tecnologia è già stata sviluppata. C'entrano più che altro le abitudini di tutti noi. Ma ben presto la maggior parte delle persone si renderà conto che un cambiamento è necessario. Tutti vorranno contribuire a un futuro migliore e dovranno farlo al più presto. Per guidare il cambio di prospettiva nella direzione giusta, la scienza, l'innovazione e la tecnologia saranno al nostro fianco, anche in macchina. Cambierà anche il cibo. Agglomerati urbani sempre più vasti continuano a sottrarre terra all'agricoltura. Perciò le coltivazioni vanno ripensate. Vedremo dunque fattorie verticali, integrabili nel tessuto urbano delle grandi metropoli. La scienza che sta dietro a questa idea si chiama idroponica, ovvero si sostituisce la terra con l'acqua. Negli istituti agrari di tutto il mondo l'idroponica è già materia di studio. Potrebbe aumentare esponenzialmente la produzione, diminuendo sensibilmente i costi. Intanto gli oceani sono sempre più depredati dalla pesca intensiva. Gli allevamenti di pesce sono sempre più vitali. Di recente è stato pubblicato un bollettino decisamente allarmante sulle attuali pratiche negli allevamenti intensivi di pesce. Il bollettino si chiudeva con raccomandazioni su come migliorare.
Molti progressi sono stati già fatti nella pesca intensiva a livello industriale, grazie a nuove tecnologie di allevamento sia in mare che a terra. Sembra funzionare, visto che i pesci si riproducono a ritmi vertiginosi e godono di ottima salute. Forse anche grati di non doversi preoccupare dei loro predatori naturali? Chissà. Insomma, cari amici del lato positivo, prepariamoci al futuro con gran fiducia. Ci saranno moltissimi nuovi campi in cui trovare lavoro, innovazioni in cui specializzarsi e nuovi prodotti troveranno spazio nella nostra vita quotidiana. Purtroppo non ti so dire che pettinature andranno di moda tra 10 anni. C'è un limite a tutto.